Sono costati circa 200.000 euro i lavori di risanamento e messa in sicurezza del portale d'ingresso del cimitero monumentale di Cartecchio a Teramo. L'intervento ha permesso di liberare del tutto da impalcature e interdizioni il portale del Camposanto, che aveva subito, al pari di diversi padiglioni, importanti danni dal sisma del 2016. Questo intervento è significativo, per cui ringrazio l'assessore Giovanni Cavallari che ha guidato il percorso sul piano dell'indirizzo politico e ovviamente tutti i tecnici che l'hanno reso possibile. È stata una scelta dell'amministrazione con fondi propri e questo lo voglio rimarcare, perché si tratta di un investimento che attraverso il bilancio comunale ci consente di intervenire su un cimitero che stiamo recuperando nella sua bellezza, nella sua dignità, e che va a completare anche una serie di azioni che, vorrei ricordare, negli anni scorsi hanno consentito di restituire i padiglioni chiusi dal sisma, oltre ad un'azione di decoro e di ripristino dell'ordine all'interno del cimitero, che ovviamente dovrà continuare nei prossimi anni. L'intervento, oltre all'adeguamento sismico dell'imponente portale, ha portato alla riqualificazione del rivestimento in marmo e travertino, una nuova illuminazione volta a valorizzare la bellezza dell'ingresso e la collocazione di pannelli fotovoltaici. Abbiamo restituito alla città un portale degno del comune capoluogo di provincia. Devo dire che la mattina è bellissimo, ma la sera è ancora più bello, perché con l'illuminazione a LED di tutta la parte, diciamo, monumentale del portale sicuramente rende merito al nostro cimitero. È un lavoro importante, 200.000 euro spesi benissimo. In questo cimitero prima incombevano le limitazioni, le inagibilità, le reti arancioni e quant'altro. Oggi tutto il nostro cimitero è fruibile ai cittadini in qualsiasi posto. Il progetto è stato portato avanti dall'amministrazione comunale in stretta sinergia con la Teramo Ambiente, che gestisce il cimitero. Siamo ben felici di poter restituire il nostro arco d'ingresso alla comunità. I lavori sono andati via velocemente, siamo riusciti a fare tutto, tranne questo purtroppo filo della linea telefonica. Abbiamo comunicato, il passaggio c'è. Manca solamente il gestore che faccia il lavoro vero e proprio, altrimenti è tutto predisposto.